non sarò mai un mediocre. Questo è quello che Tedua diceva a se stesso, e più lo diceva più iniziava a crederci. Nato nel 94, passa un'infanzia durissima. A soli 3 anni è costretto a trasferirsi prima in una casa d'accoglienza a Milano assieme alla madre, poi in una famiglia affidataria. È discriminato dai compagni, a volte anche dalle maestre, per via della sua storia familiare. In terza media ritorna a Genova, insieme alla madre e al compagno. Già convinto di voler fare il rapper appena arrivato, fonda Wild Bandana. In secondo superiore, molla la scuola. Inizierà poi a frequentare un nuovo amico, Dream, i cui genitori lo inviteranno a casa a mangiare, gli compreranno dei vestiti e a 16 anni gli chiederanno di andare a vivere da loro, ad una condizione, che lui finisca la scuola. Tedua accetta, poi gli arriva la chiamata che aspettava da anni. Comi lo invita a Milano a vivere con lui. Lì dimostra a tutti che faceva sul serio quando affermava